Buongiorno, questo è un brevissimo video per farvi capire come funziona la nostra piattaforma Telebar e come poter accedere al controllo e alla verifica di tutto. Allora, l'accesso viene fatto da gformazione.it. Qui troverete sulla destra un menu FAD, i ragazzi entrano dall'aula didattica, mentre noi entriamo come Agiformazione. Una nostra interfaccia d'ingresso, mentre la regione, ecco, abbiamo messo proprio regione, questo tipo di interfaccia. Qui noi vi daremo il codice che nello specifico è admin, il codice PIN che vi rilasciamo e si entra nella piattaforma. Nella prima facciata relativa a corso, allora qui abbiamo il tipo titolare d'accreditamento Agiformazione nei nostri dettagli. Qui abbiamo il corso, argomenti di contorno perché questi li avete già. La cosa principale è questa, durata totale, parte in aula più parte online. In aula si intende la parte in aula virtuale. Sono totale 75 ore per quello che ci restava da fare, escluse il tirocinio e le esercitazioni in struttura. Di queste 75 ore faremo 45 ore sono online e 30 ore sono in aula. Verranno svolte logicamente in modalità webinar. Il massimo di ore di studio giornaliero è 8, il massimo di ore di studio settimanale 40. Ma per le verifiche intermedie facciamo un esame finale. Abbiamo un numero di domande pari a 25 per la parte finale con 60 minuti a disposizione, errori ammessi 7. Questo serve per dire che okay, tutto il percorso online è stato completato. Quindi non abbiamo dato una scadenza perché la scadenza è organizzata, o meglio, è da rispettare quella regionale, istituzionale, quindi non abbiamo messo nessun tipo di scadenza qui. Per quanto riguarda la seconda invece, scheda, si parla di didattica. La didattica, ecco qui, è come abbiamo organizzato la didattica. La didattica prima, la didattica 6, la didattica 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18. Perché queste? Perché altre didattiche che erano state già sviluppate non le abbiamo proprio inserite. Nella prima didattica, ad esempio, apriamo e troviamo la descrizione del test. Quindi per ogni didattica c'è un test. E oltre al test poi ci sono degli elaborati che servono a definire e capire se effettivamente l'argomento è stato appreso o no. Gli errori ammessi e i tentativi a disposizione che logicamente sono illimitati. Questo invece è lo sviluppo proprio quindi qui parliamo di modulo, qui unità didattiche, qui invece parliamo di oggetti didattici. Questi oggetti didattici che sono quattro possiamo guardarli e sono in questo caso dei PDF. Perché gli oggetti didattici possono essere o dei materiali di PDF o materiali video, quindi delle video lezioni organizzate dai nostri docenti, o entrambi, o alternativamente dei link di studio che si trovano sul web. In questo caso, ognuno di questi materiali è da studiare, avrà un tempo minimo che noi abbiamo inserito nel piano di studi e complessivamente il tempo minimo di studio raggiungerà le 4 ore di durata che è stato indicato qui nel modulo. Quindi vediamo l'altro modulo didattico e così via. Questo è un video, ad esempio, questo è il dottore Longo, questo è un video. Ecco. Andiamo nell'aula didattica e l'aula invece è composta, questa è la parte diciamo del webinar, che in questo caso abbiamo già dato delle date con gli orari e la durata e il docente. Logicamente le ore sono quattro, il docente è il medesimo per tutte e quattro le ore, ma che tratterà argomenti diversi, quindi non supereranno mai le 3 ore di fila per argomento. Qui ci sarà la possibilità di vedere il registro che sarà online, registro quindi elettronico per quella giornata e ogni registro potrà essere stampato. Da qui invece abbiamo i discenti e ad esempio prendiamo caso questi ragazzi che hanno già iniziato, vediamo la scheda e la scheda entriamo e c'è un'anagrafica del ragazzo. Di questa ragazza Ilenia Barbarossa.
la timeline, quindi tutto il percorso di studio per come lo sta facendo. Dove è verde vuol dire che è stato già conseguito, dove è rosso vuol dire che è da conseguire. Ad esempio, in questa fase specifica, 21 minuti e 30 secondi, vuol dire che questo modulo specifico dura più di 21 minuti e quindi ancora non è stato possibile accedere al modulo successivo, in quanto i moduli formativi sono uno propedeutico all'altro. Ci sono dei moduli relativi al project work, che si possono anche vedere i contenuti, portano al compimento delle 4 ore di studio. A questo punto vediamo i test. Ecco, questi sono i test che hanno superato. Se vogliamo vedere il risultato dei test come erano strutturati, entriamo e vediamo i test come sono strutturati. Sono test a risposta multipla. Dopodiché, qui invece del modulo successivo, quello che sta studiando, ci sono i project work che dovranno fare. Quindi dovranno fare questa attività. Allora, riassumimi, ad esempio, ed elabora la lezione gestione della febbrocrisi e il ruolo dell'OSS, riportando anche le tue considerazioni sull'argomento. Quindi, questa lezione verrà elaborata a noi come AG Formazione, arriverà un alert, il tutor verificherà il contenuto, eventualmente si confronterà con il docente e approverà l'argomento o lo rimanderà indietro. Quindi, quando sarà approvato, il discente si vedrà accreditato il tempo di studio. Sulla documentazione, se dobbiamo caricare il documento d'identità del ragazzo, ma credo che non ce ne sia bisogno. Supporto, qui c'è tutta la parte della messaggistica eventuale che ci sono dati il nostro tutor didattico e il ragazzo, la ragazza nello specifico. Qui logicamente ci sono anche richieste di appuntamento, c'è una prova assistenza dei test perché in itinere abbiamo fatto molte volte proprio delle prove con i ragazzi, proprio per testare la piattaforma. E quindi tutti i tentativi di test o di esami non superati verranno riportati qui. Comunque c'è una storia, non contano, ma c'è una storia che noi possiamo vedere. Tornando alla scheda del corso, invece, volevo farvi vedere che cosa succede quando noi andremo a fare le giornate di webinar. Quindi a questo punto entriamo come AG Formazione e noi, quando saranno le giornate di webinar da svolgere, andremo nell'aula e andremo nella giornata specifica, ad esempio del 4 maggio, quando prima avete visto il registro elettronico, scaturisce da dove il registro elettronico? Da questa fase. Noi entriamo ed inseriamo il report che il webinar dà in automatico come output, che noi riporteremo fedelmente su questa riga per ogni ragazzo. Quindi se è presente sì e con quali orari. Se è presente sì con quali orari ed eventualmente le note. Quando salviamo il registro andremo ad allegare nel allegati, quindi, il registro, il file del webinar. Quindi voi vi troverete il report del registro elettronico, ma soprattutto la testimonianza che quello che abbiamo inserito nel registro elettronico è definito dal file che andremo ad aggiungere con nome file, data, ad esempio webinar del tizio e Caio, scegliamo il file ed eventualmente le note carichiamo e voi vi troverete quindi di volta in volta, e qui questo registro compilato. E qua sotto appunto la documentazione relativa ad ogni giornata di formazione che rilascia il webinar. E per una questione soltanto di completamento, facciamo vedere come entra un tutor. Quindi entriamo. Ecco, il tutor è nel dettaglio tutti i report di tutti i ragazzi, il corso. Ecco, si presenta in questo modo, quindi ci sono i vari libri che sono i moduli didattici, sono riportati anche qui, ad esempio, alimentazione, entro e qui inizio a seguire il corso tranquillamente, oppure a differenza dei discenti, il tutor ha tutto
aperto come lezione, quindi di conseguenza non ha il problema della propedeutica, perché deve poter intervenire in qualunque momento con i ragazzi che possono essere in qualunque parte del corso. Sotto è come sono stabiliti anche, vede, i test. Quindi, ad esempio, in questo corso specifico, in questo modulo, c'è un test finale a fine modulo di 10 domande con massimo 3 errori ammessi, e qui ci sono i project work. Abbiamo voluto la domanda a risposta aperta proprio per capire se il ragazzo o la ragazza sta effettivamente apprendendo, ci sta mettendo del suo, che cosa scrive, quanto più possibile personalizzato, e quindi quanto più possibile lo obblighiamo attraverso delle domande che non sono assolutamente banali. Lo obblighiamo eventualmente a migliorare, ad implementare, a ricercare, a riguardare gli argomenti di studio.